cos'è questa struttura? Qui presente per colato appena ricostruito. Beh, siamo contentissimi perché appena riusciamo, dopo così poco tempo, a inaugurare la nuova biblioteca di Grazie. Era ora! Non si farà mai più! Viva il sindaco! Viva! Abbasso i gufi! Abbasso i gufi! Signori, scusate, siamo arrivati alla seconda tappa di queste inaugurazioni ufficiali. La biblioteca già l'abbiamo inaugurata. Ma quante cose! Come avete potete fatto, vedere, però. Certo, in 5 minuti, siamo stati bravi, dall'alto dei nostri poteri siamo stati bravissimi. Passiamo la parola al responsabile del mercato. Bravi, prego. Grazie. Allora, come potete leggere dal cartellone, questo è il mercato che vogliamo, a chilometro zero dei nostri produttori di Paganica, degli artigiani dell'Aquila. Lo vogliamo in centro storico e lo vogliamo organizzato tutti insieme come questa sera. Andiamo a inaugurarlo. Signor Zaffiri, devi dire qualcosa a lei. No, niente. Zaffiri, dacci la benedizione. Va bene, inauguriamo anche noi. Le cose allora, signori, benvenuti all'inaugurazione della Casa delle Donne e del Centro Antiviolenza. Guardate quanto è bella. L'hanno fatta con le loro mani, mattone su mattone. Adesso lasciamo la parola a una responsabile più diretta, perché io come il sindaco appunto non so una fava di quello che è successo. Caro sindaco, ancora non ci date una collocazione. Noi abbiamo chiesto anche una sede provvisoria in attesa di castelli e non so che altro degno di noi principesse. È lì. È qua il nastro. Bene, si taglia questo per la Casa delle Donne. Bene, proseguiamo il nostro giro perché nel frattempo è nato anche un museo. Notizie dell'ultima ora. Allora, signori musici, quando volete. È quasi finito, è tutto in zona. È tutto in zona rossa. Abbiamo ricostruito l'epoca. Tagliamo il nastro. Chi è che lo tiene, per favore? Allora, inauguriamo il primo museo sperimentale di arte all'aperto.